Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un nuovissimo money glitch urgente per duplicare qualsiasi auto e qualsiasi veicolo. Prima di cominciare vi invito a bombardare, a distruggere questo video di pollice in su e iniziamo subito. Questo money glitch funziona su PS4, Xbox One e PC. Per eseguire il money glitch avete bisogno di un amico che vi aiuta. Voi che state eseguendo il money glitch dovete creare una sessione amici chiusa e dovete invitare in sessione con voi l'amico che vi sta aiutando ad eseguire il money glitch. Poi dovete avere almeno un garage, il garage dovrà essere pieno con all'interno almeno una LG RH8. Vi servirà una LG RH8 per ogni auto e veicolo che duplicate. Attenzione ragazzi, tutti i garage che possiedete dovranno essere pieni, quindi se avete i livelli del garage dell'ufficio o comunque sia altri garage, tutti i garage che possiedete dovranno essere pieni, altrimenti il money glitch non funzionerà. Poi dovete avere il centro operativo mobile con all'interno il deposito veicolo personale e all'interno del COM ci dovrà essere parcheggiata l'auto o il veicolo che volete duplicare. Vi consiglio di duplicare auto lowrider modificata al massimo all'officina di Venice, che guadagnerete più soldi quando la andrete a vendere rispetto se venderete auto di lusso e veicoli militari duplicati, in quanto molti di essi ve li farà vendere ma ad un prezzo ristretto a circa 100-200 mila dollari, mentre alcuni non ve li farà nemmeno vendere, perciò rischiate di duplicare auto e veicoli inutilmente. Perciò quello che vi consiglio è di duplicare auto lowrider. La prima cosa che dovete fare, dovete aprire il menu interazione, dovete andare su Motorcycle Club e dovete fondare un Motorcycle Club. Quando sarete diventati presidente del Motorcycle Club, dovete salire sull'auto o veicolo che state duplicando che si trova all'interno del COM e dovete accelerare così da uscire dal centro operativo mobile. Non importa che quando entrate nel COM ci sarà l'animazione, ovvero quello della rampa che viene giù dal COM e che vedete che voi state entrando all'interno del COM, il money glitch funzionerà ugualmente e il COM potrà essere parcheggiato in un qualsiasi punto della mappa. A questo punto l'amico che vi sta aiutando ad eseguire money glitch dovrà salire al posto del passeggero sull'auto o veicolo che state duplicando, poi dovete avvicinarvi al rimorchio del centro operativo mobile e dovete premere la freccia destra per entrare all'interno del COM. Quando sarete entrati all'interno del COM, l'amico che vi sta aiutando ad eseguire money glitch dovrà essere posizionato in questo punto preciso del centro operativo mobile, tenendo sempre la visuale di gioco puntata sull'auto o veicolo che state duplicando che si trova all'interno del COM. L'amico che vi sta aiutando ad eseguire money glitch con la sua visuale di gioco dovrà continuare a fissare l'auto o il veicolo che state duplicando che si trova all'interno del COM fino a quando voi non avete completato il money glitch, perciò fino a quando non avete duplicato l'auto o il veicolo, altrimenti il money glitch non funzionerà. A questo punto voi che state eseguendo il money glitch dovete uscire dal rimorchio del centro operativo mobile e quando sarete spawnati fuori dal COM dovete aprire il menu interazione, dovete andare su veicoli e dovete richiedere il veicolo personale. Fatto ciò attendete qualche secondo che il meccanico vi consegnerà vicino a voi il veicolo personale. Come noterete sarà l'auto o il veicolo che state duplicando che si trova all'interno del centro operativo mobile. Voi dovete salire sull'auto o veicolo che state duplicando, dovete entrare all'interno del garage che state utilizzando per eseguire il money glitch. Fatto ciò uscirà questa schermata con scritto garage pieno. Per lasciare il veicolo attuale nel garage devi trasferirne uno nell'altro garage. Voi dovete confermare questa schermata e poi dovete sostituire l'auto o il veicolo che state duplicando con una LG RH8 che avete all'interno del garage. Fatto ciò dovete uscire dal garage a piedi. Quando sarete usciti dal garage dovete rubare un'auto di un civile nella strada a bassa sospensione, quindi mi raccomando non dovrà essere ad alta sospensione e non dovrà essere un'auto di lusso. Quando avete rubato un'auto di un civile nella strada a bassa sospensione e non di lusso, con quell'auto dovete recarvi all'interno di un qualsiasi Los Santos Custom.
quando sarete entrati all'interno di un Santos Custom con l'auto del civile che avete rubato, dovete riparare il veicolo se sarà necessario ripararlo. Poi dovete andare su prevenzione perdita furto e dovete impostare il segnalatore al prezzo di $2000. Quando avete impostato il segnalatore a quest'auto, sia tutti i garage che possiedete saranno pieni, che dovranno essere per forza pieni, uscirà questa schermata con scritto sostituire, il tuo garage è pieno. Vuoi sostituire un veicolo parcheggiato all'interno? Voi dovete confermare questa schermata, poi dovete andare su centro operativo mobile e dovete sostituire quest'auto con la LG RH8 che si trova all'interno del centro operativo mobile. Quando avete sostituito quest'auto con la LG RH8 che si trova all'interno del COM, dovete uscire dallo Santos Custom e dovete recarvi dove c'è il centro operativo mobile. A questo punto dovete parcheggiare l'auto del civile che avete rubato, su cui avete impostato il segnalatore, in questo punto preciso sotto centro operativo mobile. Ed è proprio per questo motivo il motivo perché dovete rubare un'auto di un civile a bassa sospensione. Perché se l'auto del civile sarà un'auto ad alta sospensione, l'auto non si riuscirà a buggare sotto centro operativo mobile in questo punto dove state vedendo nel video. Tenete bene a mente la targa dell'auto del civile che state utilizzando per eseguire il money glitch, in quanto quella targa andrà poi a finire sulla versione duplicata dell'auto del veicolo che state duplicando. Come ben vedete, la targa dell'auto del civile che sto utilizzando per eseguire il money glitch è 61PAZ649. A questo punto dovete scendere dall'auto del civile, come noterete vi farà spawnare a fianco al centro operativo mobile. A questo punto dovete aprire il menu interazione, dovete andare su presidente del motorcycle club, dopodiché con il personaggio dovete recarvi davanti al centro operativo mobile, precisamente sopra il cerchio azzurro per entrare nel com che sarà invisibile, e una volta fatto ciò dovete mandare il veicolo al deposito. Quando avete mandato il veicolo al deposito, se tutto starà funzionando correttamente, vi farà spawnare direttamente all'interno del centro operativo mobile, e se il money glitch starà funzionando correttamente, all'interno del COM ci sarà l'auto o il veicolo che state duplicando. Se sarà così, dovete salire sull'auto o veicolo che state duplicando che si trova all'interno del COM. Come noterete, la targa non sarà cambiata, sarà sempre la targa che avevate all'inizio del money glitch. A questo punto dovete accelerare per uscire dal COM. Quando sarete usciti dal COM, se il money glitch sta funzionando correttamente, la targa dell'auto o del veicolo che state duplicando automaticamente cambierà, e precisamente sarà la targa dell'auto del civile che avete rubato, su cui avete piazzato il segnalatore. A questo punto dovete avvicinarvi alla rimorchio del centro operativo mobile e dovete premere la freccia destra per parcheggiare l'auto o il veicolo oramai duplicato all'interno del COM. Quando sarete entrati all'interno del COM, avete completato il money glitch. Avete duplicato l'auto o il veicolo. Questa è la versione duplicata dell'auto che ho duplicato, mentre questa che si trova all'interno del garage è la versione originale dell'auto che ho duplicato, come ben potete vedere dalla targa personalizzata. A questo punto potete andare a vendere l'auto o il veicolo duplicato, o se volete potete continuare a duplicare altre auto o altri veicoli e poi andarli a vendere tutti insieme uno dopo l'altro, in quanto in questo money glitch c'è il bypass, ovvero che non bisogna aspettare i 45 minuti per poter vendere un'auto quando già ne avete venduta una. State attenti a non confondere il bypass con il blocco giornaliero, in quanto sì, in questo money glitch c'è il bypass, ovvero che potete vendere tutte le auto e tutti i veicoli duplicati di fila senza aspettare i 45 minuti l'uno dall'altro, ma se venderete troppe auto o troppi veicoli nel giro di poco tempo, Rockstar potrà impostarvi il blocco giornaliero, che significa che non potete vendere altre auto
o altri veicoli per 24 ore nella vita reale. Vi consiglio di fare questo money glitch prima che venga patchato. Quando questo money glitch verrà patchato, scriverò patchato nei commenti sotto al video e bloccherò il commento in alto, così che il commento sarà visibile a tutti. Perciò evitate di scrivere "è stato patchato", patchato, perché quando sarà patchato, tranquilli che non mi dimentico, scriverò subito patchato nei commenti sotto al video. Quindi niente ragazzi, ringrazio Domenico per avermi aiutato ad eseguire questa money glitch. Lascerò il link del suo canale nella descrizione sotto questo video se volete passateci. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando disintegrate e bombardate di pollicioni su questo video, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orcover è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella! Now.